Qualcuno ha aperto, molti hanno preferito aspettare. Da oggi, in base all'ordinanza regionale, corretta in alcuni punti dopo la prima comunicazione, bar, gelaterie e pasticcerie possono tornare a lavorare con l'esclusiva modalità delle consegne a domicilio. Per quanto riguarda i bar, prevalgono le consegne presso uffici e negozi. Poche le persone che chiamano per un semplice caffè da consumare tra le mura di casa. Ci vorrà ancora tempo per la riapertura al pubblico, fissata per il 1° giugno, con modalità ancora da definire, per cui al momento chi ha aperto macina a chilometri con il vassoio in mano, pur di esaudire tutte le richieste e riavviare in qualche modo la macchina dopo oltre 40 giorni di stop. È il caso del bar Tommy, uno dei pochi aperti nella zona di Pastena. Ti dico la verità, mi aspettavo peggio, invece ho avuto una buona risposta pure con la vendita dei cornetti, mi stanno chiamando un po'. I miei clienti abitudinali, a quelli aperti, mi hanno chiamato un po' tutti. E mi sta chiamando qualcuno di nuovo perché alcuni bar non hanno aperto, quindi sì, stiamo lavorando, una bella mattinata. Più in casa o più in negozi? Più negozi. In casa ha chiamato qualcuno in più rispetto, diciamo, alla normalità, però più negozi. Ma sta andando bene questa prima mattinata? Sì, non mi posso lamentare, sì, non ci lamentiamo, che basta ricominciare a lavorare piano piano, l'importante è ricominciare. Sta andando anche molto moto, quindi. Sì, così perdiamo i chili che abbiamo preso durante questa quarantena. Per quanto riguarda le gelaterie, questa mattina corsa contro il tempo per il famoso Bar Nettuno, che ha aperto solo il laboratorio e non il negozio di via Lungomare Trieste. Tante le richieste dei clienti, desiderosi di gustare un buon gelato, per provare a superare anche con una concessione al palato il momento difficile e far felice anche i bambini, forse i più penalizzati da questa situazione. La difficoltà del primo giorno è stata perché è stato cambiato l'ordinanza. Noi dovevamo stare aperti dalle 14 alle 22, dalle 16 mi scusi, alle 22, poi del giorno 25 ci è stato avvisato che dovevamo stare aperti invece dalle 7 alle 14, quindi noi stamattina abbiamo fatto la visita medica e quindi partiamo in ritardo per le consegne e speriamo di farcela ad accontentare tutti i clienti. Queste sono state le difficoltà, niente di particolare. Tanti già ci hanno contattato, non possiamo farne un po' per volta, non possiamo prendere tante chiamate e poi rimanere ai clienti, è un lavoro che non abbiamo mai fatto e quindi siamo un po', ci stiamo organizzando al meglio, ecco, perfetto. Siamo ottimisti, sì, siamo ottimisti perché i clienti ci hanno chiamato a raffica e quindi voglio dire siamo soddisfatti di questo. L'unica cosa che non possiamo accontentare tutti, ma li accontenteremo nei giorni successivi sicuramente. Solo al laboratorio dove c'è la produzione, solo gelateria e consegniamo solo brioche e gelati in questo momento. Noi abbiamo una cinquantina di richieste, ci siamo fermati perché non potevamo ottemperare a tutto, insomma, perché potevamo prenderne ancora altre, ma poi non ce la facciamo. Durante la settimana sicuramente ci stiamo organizzando, ora sto chiamando altri collaboratori. Per organizzarci ancora meglio, ecco questa.